Meteo tempeste poco forti con grandine. Vediamo quando e dove colpiranno. Mappa dal calore ai temporali violenti, grandi calore ai violenti. Temporali con grandine, il passo è breve. La settimana, che è appena iniziata, sta facendo temperature record, con punte massime anche oltre i 45 gradi Celsius sulle isole principali. Oltre 3840 gradi CNEL, la maggior parte del centro-sud è caldo anche sulle pianure del nord. Ma solo qualcosa sta per cambiare qui. La causa del calore anomalo è sempre la stessa: la presenza del famigerato anticiclone africano che ricorda masse aeree di origine subtropicale direttamente dal Nord Africa. Per rendere il calore ancora più insopportabile sono i tassi di umidità elevati che provoca disagio fisico. Tra gli effetti di questo clima che cambia, il rischio di eventi meteorologici estremi non dovrebbe essere sottovalutato. E questo è esattamente quello che ci aspettiamo nei prossimi giorni tra martedì 18 e mercoledì 19 a rischio. Soprattutto le Alpi saranno dove non escludiamo la possibilità di forti tempeste di grandine. Durante il pomeriggio, in particolare vicino ai confini e alle aree loro. Quindi la nostra attenzione si concentra sulla seconda parte della settimana. La mappa seguente evidenzia l'arrivo di una pericolosa rottura temporale innescata da un flusso di correnti più instabili dall'Atlantico. Dangere pausa temporale prevista durante giorno venerdì 21 luglio. Si è concentrato principalmente venerdì 21 luglio. Quando non escludiamo la possibilità di violenti temporali, i classici eventi estremi colpiscono sempre più il nostro paese. Almeno interrompendo temporaneamente onde calde del calore, che le regioni più a rischio saranno quelle settentrionali, si troveranno su una sorta convergenza area in cui interagiscono diverse masse d'aria da un lato, calore umido dell'antiarchitetto africano e correnti atlantiche dall'altro.